ragazzi di Radio Prof e ci troviamo sul campanile a Venezia per verificare se Galileo è stato veramente qua nel 1609. Galileo è il padre della rivoluzione scientifica. Con il suo cannocchiale, da qui il 21 agosto 1609, allargava gli orizzonti dell'uomo. La storia di Galileo è incredibile. È un uomo passato da professore universitario a esiliato. Nel 1633 Galileo è stato obbligato ad abbiurare a Roma, nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. È stata una delle vittime principali della cesura romana del XVII secolo, perché sosteneva la teoria eliocentrica. Galileo usa una similitudine per esporre le sue teorie. Galileo diceva che l'universo era come un libro, che sul linguaggio fossero figure geometriche come cerchi e triangoli. Come ti senti essere qui dopo aver studiato Galileo in classe? Sono molto emozionata e contenta di aver avuto la possibilità di vedere il campanile dal vivo. Vada lì! Soprattutto dopo aver fatto il blog e aver visto un video di 3 ore sulla sua vita e la sua storia. Grazie al prof in poco. E lei, Doge, chi salverebbe tra Lutero e Galileo Galilei? Lutero. Secondo me no, perché qui Galileo nel 609 ha ampliato l'orizzonte dell'uomo mostrando al Doge la potenza del cannocchiale.